Ciao ragazzi, benvenuti in gare impossibili numero 5. Questa gara vi dico subito che ha una valutazione del 12%. Guarda quello che cita! È sempre il solito, ragazzi, della mia crew. Ho la crew piena di cittoni. Sì, ragazzi, questa gara qui ha un rank del 12%, veramente molto... Devo andare su di qua? Sì. Molto, molto basso. E quindi... No, dai, così! E quindi sarà molto, molto interessante vedere che cavolo succede qua. Non riesco a passare. Eccoci, finalmente! Finalmente, checkpoint preso e andiamo avanti così, ragazzi, che siamo terzi. Vai, eccoci qua, ragazzi, dopo che come al solito mi devono suonare il campanello, porca vacca, eccoci qua. Pronti, salto! Mega galattico, non ce la farò mai, perfetto. E allora se non ci si riesce, ragazzi, perché ho visto anche che la gente continua a morire, noi andiamo di qua senza morire. Eccoci qua, metodo Beastard in azione. Se non si riesce a saltare l'ostacolo, perfetto, giù di qua è libero. Si aggira, ragazzi. Eccoci qua, vediamo se qualcuno prende la mia stessa... Mi sono incastrato! Non scherziamo, eh. Prende la mia stessa scorciatoia o meno. Vai avanti, op, salto, op, salto. E op, salto. Dai che arriviamo primi, ragazzi. Dai che arriviamo primi. Primi! Beastard è primo! Sì, ragazzi. Il metodo Beastard funziona sempre. E adesso? Così? No, 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 no! Vai che ci riproviamo. Dai che ci riproviamo. Op, così, perfetto. E adesso, op, dai, dentro. Oh, perfetto. Olè, uno ha già abbandonato. Dove cavolo? Ma che cavolo? Cosa c'è dentro? Oh, c'è le cose dentro alle palme. Vediamo se esiste anche qua un metodo Beastard, ragazzi. Se il checkpoint è lì, io in teoria dovrei riuscire a fare così. Hop! Avanti! Hop! No, no. Mega slide, però. Magari era da prendere un po' più di rincorsa, aspettate, eh. Eccomi così, poi andiamo giù e via! No, no, assolutamente no, ragazzi. Se no, qui come si fa? Attenzione, equilibristi. Equilibristi, niente da fare. Qua ci dobbiamo escogitare, ragazzi, un piano. Assolutamente un piano d'attacco! Dai! Porca vacca, ragazzi! Dai che ci siamo vicini, dai che ci siamo vicini. Adesso tutti stanno provando da fare la stessa cosa che faccio io. Avanti, via! No, cos'è sto schifo? Fatta! E andiamo, ragazzi. Preso il checkpoint. Perché non mi dà il checkpoint? Oh, ho preso finalmente, ragazzi. E andiamo. Metodo Beastard funziona anche in questa occasione. Ma che cavolo devo fare? Saltare lassù in cima è impossibile. Cioè, ci ho impiegato 9 minuti per arrivare qua, ragazzi. Tutti gli altri sono ancora lì che provano a saltare. Guardate dalla minimappa. E adesso dovrei saltare qua sopra. Come faccio ad andare lì? Dai, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oh, abbiamo fatto il primo passettino per salire su qua in cima. Oh, là. Vediamo di non morire. Non morire. Oh, fermati. Vai con calma. Ci ho impiegato, cavolo, 16 minuti per passare di qua. Avanti, checkpoint. Preso. Finalmente, ragazzi. 16 minuti di gara per arrivare fino a questo punto.
Pian pianino erano arrivati anche tutti gli altri. Come cavolo ci arrivo adesso da quell'altra? Ma siamo impazziti? Ma come ci arrivo? Dai, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! E andiamo! Avanti così, ragazzi. Spero che non ci siano altri pezzi impossibili. Ma perché parlo sempre presto? Eccomi qua, avanti. Prendi. No, 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 no. Dai, dai. Dai, ce la facciamo. Non è possibile, ragazzi. Avanti, dai. Perché non mi dai il checkpoint? 20 minuti. 20 minuti e sono ancora qua dietro. Qui, ragazzi. Avanti così. Avanti, solo che muoio ogni volta qui, guardate. Non so proprio come cavolo fare sto pezzettino, ragazzi. Voi se avete... Eccoci! Eccoci! Tutti che quittano, ragazzi. Che cavolo succede oggi? Attenzione. Ciao, America. E poi? Cosa vogliono che faccio in questa gara anche? No, no, non saltare così! Perfetto, ragazzi, sono messo dritto, spero. Salto! Via, 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 salto! Avanti! No, dai, porca vacca, c'ero quasi! Eccoci di nuovo, ragazzi. Secondo tentativo, è stra-difficile. Via! Qua intanto la gente sta arrivando tutta quanta bella e felice, ma dai! Terzo tentativo. Terzo tentativo, qua, dritto. Dopo gli oltre 1000 che ho provato. Vai, avanti. Non cadere di sotto, se no ti uccido, bici. No, no! Ma perché? Ma se ho fatto quella gara allucinante che c'erano i container e l'ho fatta, perché qua il metodo non è andato uguale? Sto spaccando qualcosa. Non cadere di sotto, avanti. Io qui veramente spacco qualcosa, ragazzi. Va a finire che con questa gara qui di gare impossibili sarà l'ultima che faccio veramente dopo un periodo. Non ne faccio più di queste gare. Avanti. Avanti, avanti, avanti. Basta gare impossibili. Ce l'ho fatta. Andiamo. Per un periodo non farò mai più gare impossibili, ragazzi, perché sono veramente stra difficili. E qua, che cavolo devo fare? Salire sui container? No, eh. Che cavolo devo fare? Ma come ci arrivo? Non è che per caso questa gara dovevo metterla GTA e scavalcare sui container? Che, ragazzi, mi sta venendo anche questo dubbio a me, eh. Come? Allora, qui c'è una panchina. Però non siamo con le moto e quindi non mi serve assolutamente a nulla. Fermi, là vedo qualcosa in mezzo. Sì, là vedo una rampa. Quindi se là c'è una rampa che indica quel posto, qui ci deve essere qualcosa per salire. Una gru? Devo salire magari dalla gru. Aspettate un attimo, facciamo il giro. Che queste gare qua sono anche d'ingegno. Allora, qui c'è per salire dalla gru. Sì, però ci sono le scalette normali. Mi sa che questa gara dovevo metterla GTA. Non so neanche se potevo impostarla. Io qui non capisco assolutamente che cavolo devo fare. Olè, moriamo. Vai, magari devo saltare esattamente così, ragazzi. Proviamoci. Proviamoci! Sì, però c'entra la panchina. Quindi, ragazzi, la gara per oggi io penso di finirla qua. Come vedete, il tempo indica 34 minuti. La mezz'ora è stata superata abbondantemente. Come ben sapete, o se non ve l'ho detto, ragazzi, ve lo dico adesso, io non farò più gare di oltre un'ora di tempo. Io mi do mezz'ora di tempo e se in questa mezz'ora non riesco a superare la gara, la gara avrà vinto, quitterò, perché sennò è veramente impossibile, ragazzi, fare tutti i video che faccio di solito. Come ben sapete, poi questa settimana
sarò in America, quindi se vedete questo video io sarò in America, quindi aspettatevi un vlog riassuntivo della giornata, non so quando ragazzi, perché con il fuso orario e via dicendo non so proprio quando verrà fuori il video. Come vedete sono esattamente in questo punto, l'unico. Ancora molte persone, come vedete dalla minimappa, sono sparse per i vari checkpoint. Quindi niente, se qualcuno di voi ha fatto questa gara ragazzi, sa come passare questo punto, me lo scriva sotto nei commenti. Io suppongo che devo salire su per questa panchina, poi magari toccare questi cosi gialli e poi sopra il container verde. Però come ben vedete, la rampa che c'è qua a metà è ancora ulteriormente sopra un altro container, quindi non so proprio come cavolo ci si arrivi. Quindi niente, lasciate veramente tantissimi pollicioni in su. Io penso che per un bel po' di tempo non farò più gare impossibili, quindi arriviamo ragazzi a 10.000 like. Se volete la prossima gara 12.000 like per supportarmi. E niente, se avete suggerimenti, indicazioni, scrivetemele sotto nei commenti. Ragazzi, passate nella pagina Facebook, iscrivetevi al mio canale. Qua da Beastard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.